Malachia capitolo 1 verso 6, leggeremo solo questo verso, o almeno la prima parte di questo verso. Possiamo stare in piedi mentre leggiamo la parola di Dio. Malachia 1, 6. Un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone. Se dunque io sono padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? Se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Amen. Fin qui la parola del Signore, potete accomodarvi. E questa è la parola che Dio manda a un popolo che sta servendo, diciamo in modo molto superficiale, il Signore, un popolo che non sta onorando come si conviene il Signore. La parola di Dio giunge sempre in modo puntuale e precisa. Amen. Dio non manca mai di parlare ai nostri cuori. Dio non manca mai di esortarci. E Dio desidera che noi lo onoriamo. Dio desidera che in noi ci sia il santo timore che gli è dovuto. E a volte le situazioni, le circostanze della vita non ci permettono di dare, di offrire al Signore ciò che Lui è degno invece di ricevere. Nella storia della parola di Dio noi possiamo leggere di tante offerte. E proprio agli albori della creazione leggiamo dell'offerta di Caino e di Abele, vi ricordate? E a volte c'è questo pensiero che basta offrire, ma per il Signore questo sentimento, questa attitudine non è valida. Il Signore vede il cuore dell'offerente e vede la qualità, il sentimento che c'è in quell'offerta. Perché il Signore è colui che scruta i cuori e ci conosce profondamente. Un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone. E allora dirà il Signore: se sono vostro padre, dov'è l'onore? E se anche voi mi consideraste come padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Addirittura si offriva ciò che era non consentito come sacrificio al Signore, bestie ammalate o bestie che venivano così considerate di scarto, piuttosto che offrire il meglio. Durante le lezioni di scuola domenicale che abbiamo fatto in questo corso d'anno, abbiamo parlato in una lezione di dare ciò che è dovuto a Cesare e di dare ciò che è dovuto a Dio. E tante volte le nostre domande o le nostre riflessioni si concentrano tanto su questo aspetto, quello che dobbiamo dare a Cesare, come dobbiamo comportarci, ed è giusto che sia così, perché Gesù sottolineava questo aspetto in modo davvero importante, evidenziava l'impegno di ogni credente a rispettare le leggi, le regole, le tassazioni. Nessun amen. Amen. Però Gesù dirà anche: ma date a Dio ciò che spetta a Dio. E a Dio cosa spetta? Il mondo che non lo conosce non vuole offrire nulla a Dio. Non sente il bisogno di dare nulla al Signore. Certo che con quello che noi diamo non aggiungiamo nulla a quello che Dio è. Dio è già il creatore di ogni cosa e Lui possiede ogni cosa e non ha certamente bisogno della nostra offerta.
ma il Signore vuole benedire i nostri cuori attraverso l'offerta che noi gli rendiamo. Il Signore onora coloro che lo onorano ed il Signore desidera che noi lo onoriamo. E voglio così sottolineare tre aspetti del modo in cui noi possiamo onorare e conservare il timore per il Signore. E voglio innanzitutto parlare del culto. Si è parlato questa mattina ed è bello quando i credenti, pur allontanandosi dalla propria città per un periodo di ferie o comunque per altre situazioni, desiderano, cercano una chiesa, una comunità per offrire al Signore il culto. E noi vogliamo offrire al Signore sempre il culto, che sia un culto che parta dall'approfondo del nostro cuore, che sia un culto offerto a Dio con un fervido desiderio. Non sia e non diventi mai consuetudine il nostro incontrarci la domenica mattina o in settimana, ma sia davvero l'espressione ardente di un cuore che è intento ad onorare il Signore. Signore, io vado in chiesa, vado in comunità, vado nell'assemblea dei santi per glorificare il tuo nome. Vado lì, Signore, per offrire a te il mio culto. Ma la domanda che dovremmo porci, una domanda importante e che questo verso ci aiuti a riflettere: quello che sto offrendo al Signore è davvero gradito? C'è qualcosa di meglio che posso fare per il Signore? C'è un'offerta migliore che posso rivolgere a Lui? Il mondo non lo ha adorato perché non lo ha conosciuto. E dirà l'apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi nel primo capitolo, leggiamo che si sono dati a vari ragionamenti, pur vedendo intorno a loro il creato di Dio, la mano di Dio, tutto ciò che Dio ha fatto, pur avendo davanti a loro l'impronta di Dio in questa creazione, invece che glorificarlo, invece che ringraziarlo, si sono dati in vani ragionamenti e non lo hanno glorificato. Ma la Chiesa del Signore, che non solo può ammirare la bellezza del creato, la mano di Dio che circonda tutta la nostra esistenza, quanto più noi dovremmo glorificare il Signore. Siamo chiamati ad offrirgli il culto. Il Signore che ci ha rivelato, la sua meravigliosa presenza, ci ha aperto gli occhi e la mente alle sacre scritture, ha illuminato i nostri cuori. Il Signore che ha vivificato il suo spirito. E stamattina dicevamo di questi stimoli importanti, necessari, che ci dà lo Spirito Santo che dimora nei nostri cuori. Facevamo l'esempio del corpo morto. Non è soggetto a nessun stimolo. Tu lo puoi pungere, lo puoi toccare, puoi proferire qualsiasi parola, puoi cercarlo di in qualche modo di destarlo, ma non risponde a nessun stimolo. E un tempo eravamo così, fratelli e sorelle, morti nei falli e nei peccati, ma Dio ha messo la sua vita nei nostri cuori per mezzo del suo Santo Spirito. Ed oggi ci sono degli stimoli che provengono non dalla nostra carne, ma dall'opera efficace e potente dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci spinge a lodarlo, ci spinge a celebrarlo, spinge dei credenti a lasciare quel momento forse di riposo, di relax, per poter andare al culto, per poter incontrare i fedeli ed innalzare il nome del Signore ed offrire il culto. Questo è un autentico miracolo e Dio continua a regnare nei nostri cuori e a compiere questi miracoli giorno per giorno.
Oh, grazie a Dio, perché noi riteniamo che tutto questo sia spontaneo, sia consuetudine. Ma vi assicuro che dietro questa consuetudine c'è un'opera soprannaturale e potente dello Spirito di Dio. Perché il mondo non avverte questo bisogno, perché il mondo non ha questo desiderio, ma il Signore ha messo nei nostri cuori questo vivo e santo desiderio di offrirgli la lode, la gloria, l'onore e l'adorazione. Offriamo al Signore il nostro culto, fratelli e sorelle, un culto che sia spirituale. Dirà l'Apostolo Paolo in Filippesi capitolo 3, verso 3, perché i veri circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. C'è un'opera spirituale che è ancora in corso nella nostra vita e che quest'opera ci porterà poi a vedere a faccia il nostro amato Cristo Gesù. Lo incontreremo presto nell'aria. La parola di Dio ci parla di come i primi credenti si incontravano e offrivano il culto al Signore. Da qui parte la chiamata per Paolo e Barnaba, quando i credenti stavano offrendo il loro culto al Signore e digiunavano insieme. Il Signore che si muove in mezzo alla sua Chiesa è l'immagine bellissima che ci dà ancora il libro dell'Apocalisse, nel primo capitolo, quando troviamo il Cristo che è in piedi in mezzo ai candelabri, perché il Signore è in mezzo ai candelabri, è in mezzo alla sua Chiesa, è in mezzo al suo popolo. E dirà ancora la Chiesa di Efeso: io cammino in mezzo ai candelabri. Il Signore è il vivente. Il culto che noi offriamo non è un culto che mette da parte i nostri sentimenti, il nostro cuore, e quindi un culto di dovere, un culto superficiale o un culto abitudinario. Il nostro culto parte dal profondo del nostro cuore, perché è lì che ha operato il Signore. È lì che il Signore è intervenuto con la sua grazia. Ha stravolto la nostra vita, ha reso tutto nuovo, ha cambiato profondamente ogni cosa della nostra esistenza, della nostra vita, il nostro modo di pensare, di ragionare. I nostri obiettivi sono stati mutati e adesso tutto è diventato nuovo. E questo cuore rinnovato, questo cuore arreso al Signore, questo cuore lavato col sangue di Cristo Gesù, questo cuore che è intento ad essere consacrato sempre di più al Signore, può offrire il culto. E ad oggi non è necessario che noi ci prepariamo delle bestie, degli animali. Il Signore desidera che noi offriamo il nostro culto spirituale. Verrà il giorno, anzi l'ora è già venuta, dirà Gesù a quella donna, i cui veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. È attraverso lo Spirito Santo che noi offriamo il nostro culto gradito al Signore. Non è il frutto di opera della carne, di un'opera carnale, ma il frutto invece dell'opera dello Spirito Santo, che sa guidare, che sa dirigere, come un maestro che dirige la sua orchestra in maniera armoniosa, perfetta. Egli è paziente, egli è saggio, egli sa distinguere ogni piccolo suono ed egli è potente, capace da dirigere ogni cosa. Un altro aspetto che voglio sottolineare di quello che Dio desidera che noi offriamo per onorarlo è il nostro ringraziamento. È cosa molto risaputa tra i credenti, il bisogno, la necessità di ringraziare il Signore. Il Signore desidera che noi lo ringraziamo. Ma il Signore desidera che noi lo ringraziamo in un modo abbondante, non
solo la domenica mattina quando ci incontriamo in chiesa, sempre, tutti i giorni, nella nostra quotidianità, fin dall'inizio della nostra giornata lavorativa, di scuola, vogliamo ringraziare sempre il Signore. Dicevamo sia quando le cose scorrono abbastanza bene, ma anche, anzi soprattutto, quando le cose non stanno andando affatto bene, ma sappiamo che tutto è sotto il controllo e il governo del nostro Signore, che tutto è sotto il suo dominio, che al Signore non sfugge nulla e che quelle situazioni che a noi sembrano sconvenienti, sembrano disagiate, per noi invece è un grande beneficio, perché Dio vuole operare per mezzo di quelle situazioni per far crescere la nostra fede. Salmo 50, verso 23. Chi mi offre come sacrificio il ringraziamento mi glorifica, e chi regola bene il suo comportamento, io farò vedere la salvezza di Dio. Vogliamo glorificare il Signore? Beh, ringraziamolo. Che le nostre preghiere siano impregnate di ringraziamento. Tante volte vogliamo ricordare una lista di richieste, e questa lista diventa sempre più lunga, sempre più cospicua, e pensiamo che così, attraverso il nominare e il dire sempre davanti al Signore le cose che non vanno, i nostri bisogni, e a volte terminiamo la nostra preghiera non avendo fatto altro che far conoscere a Dio quello che Lui già sa. Dio sa già ogni cosa, e anche se dovesse sfuggirci qualche nome, qualche richiesta, ricordiamoci che mai deve sfuggirci il ringraziarlo, perché già abbiamo ricevuto tutto in Cristo Gesù. Eravamo morti nei falli e nei peccati, ma siamo stati vivificati. Ringraziamolo, fratelli e sorelle, ringraziamolo continuamente. Efesini 5,4, né oscenità, né parole sciocche o volgari che sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Colossesi 2,7, radicati, edificati in Lui e rafforzati nella fede come vi è stata insegnata, abbondate nel ringraziamento. Un ringraziamento abbondante. E questo è quello che il credente vuole offrire ed offre al Signore. Cercate prima il regno di Dio, dicevamo, e tutto il resto ci sarà sopraggiunto. E tutto il resto non significa quello che il nostro cuore desidera, ma quello che è secondo la sua volontà. Perché il nostro bene procede da ciò che Dio ha voluto e ha stabilito per noi. Perché noi non conosciamo il domani, noi non sappiamo le battaglie, non le vediamo spirituali che stiamo affrontando, forse vediamo il dolore fisico, forse vediamo il dramma contingente alle nostre giornate che stiamo vivendo, ma il Signore va al di là di quello che noi possiamo vedere con i nostri occhi fisici. Il Signore sa ogni cosa. Simone, Simone, Pietro, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te. Ciò che noi non vediamo, il Signore vede. Ciò che noi non conosciamo, il Signore conosce. E ciò che è bene per noi, quello che non sappiamo noi a volte decifrare, il Signore lo ha stabilito nella sua volontà per noi. Ecco perché noi dobbiamo offrirgli sempre il ringraziamento. E in ultimo voglio concludere con quello che noi dobbiamo offrire al Signore per onorarlo, ed è l'ubbidienza. Attraverso l'ubbidienza noi riconosciamo l'autorità di Cristo nella nostra vita, riconosciamo la sua signoria. Riconosciamo
la sua sovranità nei nostri cuori. Non possiamo pensare di onorare il Signore o recitando alcune frasi o pregandolo e poi avendo un comportamento che non è regolato secondo la Sacra Scrittura, la parola di Dio. Ma vedete, tutte queste cose, se stanno insieme, se c'è il desiderio, l'intenzione di offrire il culto al Signore, se siamo intenti a pregarlo ringraziandolo in modo abbondante e se c'è davvero questa ferma convinzione e desiderio di ubbidire alla sua parola, beh, allora non stiamo facendo altro che essere al centro della volontà di Dio e non stiamo facendo altro che onorarlo con tutto il nostro cuore e con tutte le nostre forze. Viviamo in un tempo difficile, viviamo in un tempo, lo sappiamo, perché anche la parola di Dio ci sottolinea di quanto sarebbero stati difficili i tempi prima della venuta di Cristo Gesù. Or sappi questo, scriverà l'apostolo Paolo a Timoteo, verranno tempi difficili. Il peccato aumenterà, aumenterà la dissolutezza. Ma Dio non è mai venuto meno nei suoi impegni, è rimasto fedele e ha iniziato un'opera e la porterà a compimento. Fratelli e sorelle, ubbidiamo alla parola del Signore. C'è bisogno di un impegno, c'è bisogno di approfondire le nostre conoscenze. C'è bisogno di fermarci, di esaminarci, di riflettere, ma poi lo Spirito Santo ci aiuterà nel poter continuare ad ubbidire alla parola del Signore. Quanto è meraviglioso quando leggiamo il capitolo 11 degli Ebrei e leggiamo di vite che sono state benedette gloriosamente dal Signore perché hanno riposto la loro fede nella parola di Dio. E Noè divinamente avvertito, vi ricordate, di cose che ancora non vedeva, di cose che erano impossibili che accadessero. Oh, iniziò ad ubbidire al Signore, costruì quell'arca, un'opera sontuosa, maestosa, impegnativa, si impegnò con tutta la sua famiglia, dedicò del tempo, del lavoro. E iniziò in quel momento anche a predicare, perché così ci dice la parola del Signore, che divenne un predicatore di giustizia. E quello che sembrava impossibile fu reso possibile, perché era secondo la volontà di Dio. E Noè fu salvato con tutta la sua famiglia. Coraggio, fratelli e sorelle, continuiamo a credere e ad osservare la parola di Dio ed essa ci condurrà nel cielo. C'era un rimprovero che il Signore fece al popolo di Israele all'epoca di Isaia. Leggo questo verso, Isaia 29:13. Il Signore ha detto: poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. E il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini. Dio vedeva, scrutava i cuori e non faceva altro che vedere superficialità in questo popolo. Noi forse diremmo tanta religiosità, scrupolosità nell'osservanza di alcuni dettagli. Ma Gesù dirà ai farisei: siete dei sepolcri imbiancati, avete un bell'aspetto nell'esteriore, ma il vostro cuore è pieno di morte, di corruzione, di peccato. Il Signore quando opera, opera proprio nell'intimo della persona. E da quell'intimo Egli esige lode, gloria, onore ed ogni ringraziamento. E se c'è qualche cosa che ostruisce, che non ci permette di onorare il Signore, noi lo sappiamo cos'è, non perché siamo capaci di esaminarci, ma perché lo Spirito Santo con la sua parola ci porta a riflettere e a considerare ciò che è un impedimento ad onorare e a glorificare il Signore. Questa mattina vogliamo rivolgerci a Lui. Vedete,
Il Signore non parlava a questo popolo per denigrarlo, per fargli capire quanto valesse poco. Il Signore non parlava in modo per offendere questo popolo, per distruggere la sua piccola fede. Dio parlava a questo popolo perché lo amava e perché desiderava il meglio dalla sua vita. Gesù parla ai nostri cuori perché ci ama, perché ci vuole portare nel cielo, perché vuole portare a compimento quello che è già iniziato nella nostra vita. E io ho piena fiducia in Gesù, perché Lui è buono, Lui è fedele e perché Lui ha combattuto per noi. Non ho vinto io il peccato, ma Cristo ha vinto il peccato per me. Non ho vinto io la morte, ma Cristo ha vinto la morte per me, perché Lui ha combattuto e ha vinto su tutto ciò che per noi era impossibile vincere. Per questo, fratelli e sorelle, offriamo al Signore quello che Gli è dovuto, quello che onora il Signore, ma lo onora davvero. E accostiamoci a Lui col santo timore. Vogliamo alzarci in piedi. Gloria al nome tuo, Signore. Il Signore è buono e fedele. Il Signore continua a parlare con la sua parola, perché non ha smesso di salvare, non ha smesso di rialzare, non ha smesso di dare vita a coloro che vita non hanno. Il Signore ancora oggi è potente a liberare, a guarire, a fare ogni sorta di prodezza. Ma ricordiamoci che forse i problemi più grandi, quelli che non stiamo risolvendo da tanto tempo, si sono insediati nell'intimo del nostro essere, nei nostri cuori. E allora permettiamoli a Dio di intervenire questa mattina. Signore, risanami. Risana il mio cuore da ogni ferita mortale. Signore, risanami da ogni risentimento. Signore, risanami da ogni superficialità, da ogni incredulità, da ogni dubbio, Signore. Signore, aiutami a riporre piena fiducia in Te, Signore. Aiutami, Signore, nuovamente ad offrirti ciò che ha valore, Signore, per Te. Il mio ringraziamento, il mio cuore, i miei sentimenti, Signore, li voglio mettere davanti a Te, Signore. Voglio offrirti il mio cuore, Signore. Alleluia, gloria al Tuo nome, Signore. Benedicici insieme, Signore. Benedici la Tua parola ai nostri cuori. Alleluia.